Intanto proprio di idrovie si è parlato ieri sera nell'ambito dei mercoledì della bonifica organizzati dal Consorzio di Pianura di Ferrara. L'ente da sempre favorevole alla realizzazione dell'opera ne spiega i benefici. Vediamo. L'appalto è previsto per il 2019, poi cominceranno i lavori per sfangare la darsena di San Paolo, un passo in avanti verso il compimento dell'idrovia ferrarese, riqualificata solo in alcuni punti del territorio estense. Ma il progetto finanziato dall'Europa, che serve per rendere navigabile il Po da Ferrara verso il mare, in questi giorni sta sollevando dubbi e perplessità. A fare il punto sull'infrastruttura anche un seminario del Consorzio di Bonifica e Aeronautica, che dopo una giornata di studi hanno illustrato la situazione dell'opera. State citate delle cifre non corrette, spesi 200 milioni di euro, ne spenderanno altri 200. No, non è così. Quanti? E allora il finanziamento con la quota europea eccetera è di 150 milioni e mi risulta, anche perché non gestisco io gli appalti, che siamo intorno ai 70-80 milioni. Volevo sottolineare questo. Il consorzio di bonifica su questo tema, proprio per avere una visione non settoriale, all'epoca è stato consultato. Ci è stato chiesto: voi cosa pensate di idrovia? Siete favorevoli, siete contrari? Ovviamente noi abbiamo risposto sul tema della sicurezza idraulica, non della navigazione o del turismo. Ricordo a tutti, l'ho detto stasera, questa provincia, le acque di infiltrazione dagli argini del Po e del Reno, la piovosità, insomma, le acque in eccesso, hanno un'uscita unica, che è il volano e la diramazione sul navigabile. Se queste due linee sono in ordine, sono ben dragate, sono efficienti, ovviamente la sicurezza idraulica, perché Sant'Antonino, pianto l'ospedale, Baura, Codigoro, Marozzo, Valle Lepri, sono tutti impianti che scaricano o nel navigabile o nel volano per arrivare al mare. Quindi se queste linee sono in ordine, la bonifica, la sicurezza idraulica, il territorio ne ha un vantaggio. Quindi è quasi impensabile pensare che potesse essere fatto un dragaggio soltanto per la sicurezza idraulica della bonifica. Io sarei stato contento. Invece un'operazione di questo tipo risponde alle nostre esigenze e risponde anche alle esigenze del turismo e del commercio. Quindi un intervento che ha valenza più ampia. Questo non è stato citato, ma è importante. Ho citato anche il discorso dei ponti, Valle Lepri, Ostellato e quant'altro, che sono stati fatti con i soldi dell'idrovia. Pensate, quei ponti lì sono costati milioni di euro, se non c'era l'idrovia saremmo senza quei ponti. Ecco, quindi cerchiamo di vedere una visione più complessiva e ampia.